Bentornato. Era stata rubata quasi 37 anni fa, nella notte tra il 17 e il 18 novembre 1985, assieme ad altre opere. Adesso il dipinto raffigurante San Giovanni Evangelista torna nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio di Cortona. A restituire il dipinto ad olio su tela nelle mani del parroco Don Ottorino Cosimi, i carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Quest'opera è il segno di un riscatto, se si vuole, da questa mania di depredare le chiese. Per noi è la gioia che qualcosa è tornato. Vorremmo che potessero tornare anche le altre cose. Il dipinto era stato notato dai militari nel corso delle verifiche delle transazioni realizzate da una casa d'aste dell'area romana. L'opera ha fatto sicuramente molti passaggi, non è integra come è stata rubata nel 1985, ma ha subito un ritaglio con delle manomissioni. L'attenzione è stata presa dalla postura del dipinto, quindi del santo che è ritratto, che lasciava intendere ci fosse un altro pezzo mancante. La conseguente comparazione della figura del santo con le opere presenti nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande database al mondo con oltre 6 milioni di beni censiti, ha consentito la riconducibilità della tela come parte del dipinto Madonna di San Giovanni. In concerto con la soprintendenza di Grosseto, Siena e Arezzo, hanno individuato quest'opera, l'hanno sequestrata su disposizione della Procura della Repubblica di Roma e oggi è stata dissequestrata e riconsegnata alla città.